di giù a roba. Avanti, ho un decilottofilo pure. Guarda che bella vista. Guarda, uno alla mia età non può più non conciare se acqua ci pare piace. Ah, siamo, e qui è un conto, sentiamo. Una femmina. Chi sta fanno? Chi sta fanno? Non esagerare, che a chi avviene? Dai, che poi c'è un matto di oppo ti, Quanti anni ha questa zoccola? Si sente, non chiamare zoccolo, capito? Ma come l'avessi a chiamare una cavola tia? Dico, ma perché che sono il mostro di Firenze? E poi come... Se mutavano tutte per tale alla, tutte. Questo è vero. Tutti si mutavano per tale alla, sì. E c'era magari che si mutava, gli toccava. Va bene, ma non ne parlavo più, senti, fai chi tu che vuoi, marita, dio, la porta la cava, oh, io mi cerco una altra casa, dopo tutto se ne faccio. Senti che non scendo a tomarsi, tu potessi essere magari un figlio di chi che veniva a leggere o contato Raluci. Se ne pazzi e ti combatisci, ma va bene, vuol dire che ora come mi raccoglio qualche cosa, mi fai i poveri. E va, colgo e distruggo. Non c'è paura, ma con cavolo che cosa fai? Senti, cosa hago dopo solo? Ora dici che questo sarà saretto. Saretto. E io corro. Oh, gabinetto. Oh, gabinetto. Dopo, dopo posto, chiesto, oh, gabinetto. Oh, Saro, vieni qua. Saro, ma a contare tutti i miei particolari, eh? Ma che stai a contare? Che stai a contare? Ma ti consigli, cavolone? Ma chi è che fu? Vieni qua. Che ti sei arrivato? Cosa corro? Che guarda. Allora, che è successo? Niente, ti riesci, mi scemo. Passiamo una bella serata. Dove vieni? Ma la puttana c'è il buco, c'è la pizzeria. Mi pigliamo la pizza, eh? Io mi pigliamo una margherita senza pomodoro e senza mozzarella, per scavatare. Certo. Io invece se pigliamo, ma non ci può stare, se pigliamo una romana che funge. Ah, poi io mi pigliai per la bottiglia di birra. Claro, ma ora però che mi ha detto, con la cammarera era secco, cotto, rosso, la manda a forza, la forza. Io ufficio tutto quello che ho registrato. Bella consiglia, però, che fu? Tutti mi insistono a me. Quando vede che ho un momento adatto, c'è un invasore, un nemmeno se lo aspetta. E io chiesto ufficio, non è che mi parlavo. Bestia! Io ti disse quando meno se lo aspetta, non quando meno se lo aspetta. Te ne ho un'iritta che te ne ho un occhio solo, perché a mano mia tutto noi te l'avessi stoppata. Sarete lo serpente di Simpere, ma non so cosa per te. C'è scoppiato una granata, scottevi! Passa la potenza! Dai, Che bene dire? Scheggia con l'uomo di te, cammina, che te vai? Figurati che ieri sera mi trovi tutti i mutanni arrugciati, e speriamo che si ferma, perché se continua a camminare... Se continua a camminare, ci arriva un doce, ne vedi, ci arruggia. Buongiorno a tutti! Oh, ciao Maria! Tu prepara un caffè? No, grazie, che andiamo a pigliare la casa! Io non piglio caffè! Sarete allora a fare una cosa, è meglio che tu lo pigli a barra, perché... Gigi, un caffè ci fa sulla cuia che ho stampato dopo tu. E ora facete miro il cantinetto. Vieni, fai di tutto per fare ritare. Ma perché chi è adesso? Che fai? Ma non è chi duca riccio chi duca fai, ma come riccio e come fai? E tu che siamo unito, mi capivo. E ci vuoi scare chi sta a madrare. Gigi, tu a fare finta che non sei monente quando c'è io. Ma è facile a dirlo per te. Io come di vero sbambo tutto, mi pigliasse tutto quasi e me ne scappasse tutti. Ma un niniemo, sia io che avevo detto la pattino manico. Fino che io gamba tutto re a caincia, sei ma stessa cosa. Piegato sono io e piegato sei tu. Sì, ma in fondo non è che avevo bisogno di tutta questa grande somma. Dico, chi è giusto che ne servono per lasciare sta casa? Stai tranquillo, Gigi, vedrai. Un signor Zendane è buono con tutte le pare. E magari qui, no? Prima o poi ci fa bene una bella botta. Botta? Che botta? Io resti botta? No, io non l'hai sentito, giuro. Botta, non l'hai sentito niente. Sogna rifreddata, sì, sogna rifreddata in botta, no, ma quale botta? Avanti lì, a botta, sì, a botta a campana. È il regresso, e ora perché devi avere un cesso. Oh, non hai visto testo di legno, ma l'ho chiesto proprio, E che avessi a dire io? È che ci ho combattuto tutto l'ora. Ma solo suo signore sa che pazienza che ci vuole.
Se fai chiesto convinto ora prima di spezzare a me che. Dopo le ore, eh? Dopo le ore. Dopo le ore. Dopo le ore. Cinci, due. Due. Sotto sattare cacchici. Sotto, sotto. Avanti, però voi. Vediamo se finalmente potevamo congiurare qualche cosa a questo destra di scemo. Perché sotto destra di scemo. Don Gianna. Ah, buongiorno. Buongiorno, c'è che voi, signor Mirabella. Prego, per servire. Ma veramente, signor Mirabella, che c'è che voi io è un po' più anziano, va. Allegra. Ma come ha fatto a fare la mia riconoscenza? È una mezz'ora carriere. Simpatico. Ah, ho capito. Lei sarà la signora quella... del frumento amore, bravo, bravo, intelligentone. Glielo chiamo subito, glielo chiamo subito. Grazie, certo, grazie. Comodo. Signor Mirabella, signor Mirabella, arriva la scagliola pacete. Arrivo subito. Lauretta mia. Oh, ma qual buon vento, per ma fatte scincere. Ehi, che mi stava spinnacchiando il cuore, spinfirini. E hai fatto bene, perché questa è casa mia e io ricevo e faccio tutto che voglio, perché presto sarà pure tua. Grazie. Fatto un bruciore con te fingere. E ne sai, Minuzzo, mi veniva troppo forte a bene, rimani feci spacciata e vieni. Hai fatto bene. Vieni. Sì. E che ti voleva domandare una cosa, ma non so se di un incominciato. No, ma queste cose sono altre. Va bene, ora tu rico. Vuoi vedere che mi succedeva stamattina? Mi mia posta, pippava la bulletta da luce. Anzi, lo telefono, perché da luce avevo romano. Do telefono, vai da rapa bossa. Perché non mi trovo né un bancomatto, né a carta che accredita, e mando una lira. E allora che dissi? Pensai, dissi, pusavi. Su voi non me coccolino, su idu per caso. E per caso se ti presto io, non si capisce. E che c'è il problema? E quando te giuro, ti sentevo. C'è andare a lire? Sì, 100.000 lire. Minchia, che te lo fai tu andare a pagare il telefono? No, ci coccolino, ma sai che ho fatto? Cari pandavi che sono cari d'uvanza, ma ti sono sempre troppo tristi, vivo di malinconia, di tristizza. E allora che faccio? Perché mi metto a parlare al telefono come sono bella? E sai, parlami, a me non mi passa a modello. E poi ti arrivano queste grazie e volete provare. Che pazienza. E vabbè, e che problema c'è? Te, cazzo, sono... 300.000 lire, facciamo che questo io un piccolo acconto di quello che ti spetta quando sarai mia moglie, la compagna della mia vita. Vieni, sto moglie un giorno sarà tutto tuo. Nino, tu sei una passeranne, bimba. Nino, ti guarda, non devi far sopendere di aver fatto la mia riconoscenza. Guarda, appena diventato marito e moglie. Vada, faccia diventare sta casa vecchia, sì. In nito dentro il suo amore. Oh, ti faccio vedere che cos'è il lusso, sì. E la vita montata. Vada, appena scoppola la tua figliuricca incia, subito facevo una bella ristrutturazione che faccia diventare la regia del signor Casetta. Ah, stucchi, mamma di ragarrà, decorazioni. Tolte le spese. E diciamo, amico mio, che queste non è che sono caramelle. Certo che non vogliono essere solo caramelle. Per farti una raccusa, sai, ci sarà magari, che sa, torroni, cioccolata. Lei chi è rappresentante di cioccolata? No, non sono rappresentante di cioccolata, ma se mi stai un attimo a sentire capirà di cosa si tratta. Dunque, noi tuteliamo i nostri clienti, sì. E chiediamo loro un quid. Lei sa che cos'è un quid? Un quid. Un tot. Un tot. Meglio, un tot è meglio. Bravo, un tot che garantisce loro un'attività tranquilla, pagata e senza problemi. Amico mio, molti sbagliano perché sono convinti che questo tot sia pizzo. Ma vede, pizzo non è proprio la parola utilizzata dalla nostra azienda. E quindi noi questa parola, pizzo, non la diciamo. No, non la diciamo. E ha capito ora? Oh, Pirretto San Pasquale, ora sì che capì. Lei è rappresentante di merletti, bordure, passamanerie. E mi dispiace, sa, noi qui trattiamo olio, frumento, legumi. Se lei trattava in questi articoli, io ero felice di poterla aiutare. Oh, Nanno, mi pare che tu pigliassi una cantonata. Ora stupida ricca e cerca di capire ma volo. Vero che io sono mannato da una persona troppo potente.
questa persona troppo potente vuole, anzi, pretende che tu, come a tutto l'auci, fai una protezione. Chi non ti piace protezione? Allora diciamo un'assicurazione con già spiacevoli incidenti che potessero capitare a te e a tutta tua famiglia. Mi capiste ora? Oh, ora sì che ho capito. E me lo spiace se ci fici perdere tempo. Mommo, guardi che fai che me le mie soldi, perché non mi abbandi a figlio? Perché tu sai che io tengo i soldi a banca, che non sono tutti asciutti, che si fanno i soldi, mommo, io per dire che ci ramo, mommo. L'avevo, mommo, pronti? Che fu? C'è una rapina? C'è una rapina, c'è una rapina. La fa mettere chi mi ha fatto? Non mettere chiamare la. Siamo fermi, non ci non facciamo reazione. Non facciamo, non facciamo. Non facciamo. La sinistra, aspettate su coppi di bus. Bestia, ma com'è che si sta cattivo? Non ci siamo fermi. Non sparare, oh, non sparare, ti prego, non sparare. Oh. Non ci sparare a me, faccio, ti prego, lasciamo vivere. Se vuoi sparare a qualcuno, spara a me. Papà, come se ne sei rifugato. No, 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 fare, no, fare, no, fare, no. Poi, vedi tutto che non vado a picchiare, no, con un cavasciolo. Guarda, non facciamo reazione. Mi parava, ora mi parava. I soldi, ci cacciai i posto, li messi il conto cavasciolo. Sono bucciate le nostre sacche, sono bucciate. Che disgrazia! Nesta casa i disgrazi sono a sacchi! A sacchi sono i disgrazi! Acqua, acqua, acqua! Qua, qua! Salazzo mania, mi sono un bicchiere di acqua! Poco! Oh! Non fare fuoco su una maria che è quasi mia! Pochissimo! Meglio! A che ci vuoi per fare non lo capire, eh? Oh, bello! E me lo tenete di linda sacchetta! Oh, sacco! Ma guarda che guarda che l'asta ci ha appuntato la parte, eh! Ma quando vuole c'è che io di nuovo stai picchiando però tutto culo, forza! Bene, la mia vita di rapinatore, rapine ne hai fatta assai! Ma uno! Buttalo su come te, non l'ho visto mai! Tu sai che tenti! Fate sparare no, cioè! Ciao, Bebe! Fermi tutti! Questa è la vita! Come c'è, Gigi? Ma che c'è? A me, va! Che c'è? Perché se anziché a domandarti 100.000 lire, te ne avessi domandato, che lo sai? Astura! Astura ce l'avessimo appezzato il dottor Lai! Ma gioia mia che va pensando 300.000 lire! Se tu sapessi che non si fottevo niente! Ma perché i coccolini quando si buttano? Martina, seggia! Pronta la seggia! Martina, Marico, ma sei imbazzo criminale! Marico, come va tenere tutti questi soldi in filatiggia? Chi stai la prima volta che non ci vuoi d'accordo sopra un punto? Niente, è inutile, coccolino, vedi che ci vuole il capitivo Americo, per forza! Per forza! Oh. Buonasera a tutti, buongiorno! Saperica! Ciao, bebe, ma che si tetti, si fa due anni! Così capiti, mi sta parendo io Brinner! Saperica, dottore Sollo! Dottoretto, stavamo parlando proprio di lei! Di me? Sì, sì, perché veda, mio padre ha bisogno di un suo consulto! Io non sogno qua! Anche se la diagnosi l'abbiamo già emessa, io e la signora qua presente. Pazzo, è un bambino, non cosciente, non voglio niente, quando ce ne vuole niente. Vuoi era che dico che non tenesse un rapinatore, oggi te lo ognuno io, Un rapinatore? Chi ci fa una rapina, ma? Dottore, la rapina, abbiamo subito una rapina, ma faccio è scioccato, vale. Scioccato per l'azione brutale, immagino. Ma non solo, anche per l'ammontare della somma. Ah, io si può sapere quanto si puntano. Volete sapere di quanti sono, sapi? Ma a volte la somma rapinata è in relazione al grado di sciocchi. Minchioni! Ma sono i canni! Signor Mirabella, lei mi sto molto, ma molto scioccato. Avanti! Ah, dottore. Ora vedremo di chi si tratta. Ma alla fine speriamo che non me ne faccia volta chi so. E allora, signor Mirabella, età? 50 anni. Perdita della memoria. Ah, mi dicesse l'età. Ma chiedo se ammuccia tutto cosa, ma che non l'anno. Vabbè, faccio io. 72 anni. Guarda che tagliarasso, eh. Dottore, scrivessi 40. Allora dicesse che aveva la tassa, no? No, dottore, io ora parlo con la verità.
Vede, io non dico più gli anni che ho fatto, ma chi dico mi restano di campare. Bravo, bravo, bella filosofia. Va bene, faccio io 60 anni. Giusto. Allora, di coppa va bene? Dottore, se domani devo andare la signora qua presente. Ma vai, raga, io teggio, ma chi vuoi che sia? Cagano sti cose tutti i maristissi, sembra, non è vero, dottore? Vero, verissimo. E dottore, come un orologio svizzero. Minzioni? Munizioni, quale munizioni? Ah, vai, signor Mirabella, a pipì, va a pipì. Ah, sì, sì, si chiede spesso e volentieri. Anzi, c'è qua, non arrivo a chiusare, manca la tavoletta dello cesso, cacciate. Ah, dai, un peggio, non ti preoccupare, non ti preoccupare, tranquillo, che ora sta tavoletta, facciamo scuppolare, non c'è niente tutto. Incontinente. No, 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 magari a Catania mi succede. Ma, mia. Signor Mirabella, fuma? Noi, la cimenera, chi non se potesse fumasse, magari un po' so. Non ti preoccupare, peggio, che ora ci faccio levare io, vizio, però fumo. Signora, ma chi ci leva? Un vizio, fumo, ci leva? Un vizio si leva o prima o mai, no? No, no. Soffri di malattie particolari? Sì, hai l'ulcera endocanale. Già, dottore, endocanale là, da sopra. Ho capito, signor Mirabella, lei permette che io parlo con il signore in un luogo appartato? Guarda che bella chi, sta con un altro signor che possiamo lavorare qui, parrasse, dottore, parrasse apertamente. Dottore, di chi tu che leggi, di chi tu che possa capire, si tratta di una mancanza di calcio. A quale caccia? Pallacanizzo! Cazzicciata di bello carcinoma! Bello? Dottore, ma non credo che questi raggi stanno leggendo sotto sopra! Ma che non si tratta di leggere i lassi! I lassi quasi evidenzia il focolaio di metastasi che approssimamente ne dicono quando e quanto tempo ne resta. Insomma, lei mi capisce. Magari che c'è scritto? Qua c'è detto! Oggi la scienza e la ricerca ha fatto passi da gigante. Ma che te dice? Certo, siamo in grado di sapere. Non dico l'ora e ho minuto, a lungo ricerca una minchiatona. Ma almeno mese e giorno questo lo possiamo sapere con assoluta certezza. Ehi, ma scusate, dottore, si sono troppo spacciata. Ma dico, non si può sapere preciso di precisamente l'ora e il momento della sua itata di sangue? Così almeno ci sappiamo arruolare. Che t'arruolare? Che t'arruolare? Senta, che t'arruolare? Scusate, signor Mirabella, ma la signora qui perfettamente ha ragione. Grazie, dottore. E vede, oggi la scienza e la ricerca ci dicono con assoluta certezza il giorno della sua dipartita. Quale partita? Quale partita? Qui è la parte. No, 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 no. Forse mi sono spiegato male, ma scusate, mi perdoni. Mi perdona lei? Sì. No, perché sono mi perdono, mi perdono. No, perdonalo, per cortesia, perdonato, tu grazie, grazie. E invece lei è fortunato. Io. Perché conoscendone gli estremi già può predisporre tutto. Un trasporto, un abuto, i ghirlandi, i giuri, i bigliettini, i bomboniere, i sacchettini, e a tutte le cose che ad un momento non è il momento di curare. Anzi, sapete che faccio ora? Ora io chiamo a Claudio Iacobello e mi faccio fare la regia del mio funerale. Bravo! Ma ci pensi? Tu ne hai la fortuna di pigliare la porta all'intrasassa! E ha tutto chiesto grazie alla scienza, vedi, quella stessa scienza che tu hai sempre rifiutato. Papà! Tu non puoi morre, tu porto sul binario, no? Finché un progresso ti dici quando a fuori! Ma chi parla bene, sono russo! Dottore, ma scusate la mia poca ignoranza, ma dico a così chi viene a dire come che il dedo coccolino morirà così senza che lei ci metti impegno, dico a così di mettere i sobitani da solo. Signora! Ma che me ne dici senza il mio impegno? Fosti femmine, ma ce ne sono fatto l'anno a pezzotti. Io in dovere a fare... Morire! A fare morire, ma chi mi fa dire? Io... Ma io non arrivo più a... Ascensione e domenica dei bambini. Senta, io ritengo che qui non è il momento né il luogo adatto per discutere ciò che la scienza e la ricerca ha stabilito. Su di se non mi senti donna, non mi senti donna su, e cazzo allora! Ma perché sono cazzato? Ora chi deve un numero non me lo faccio andare io, non volevo dire. Ma che dici? Io non leggo, io non metto niente. Semmai piglio. Piuttosto,
piuttosto io ho il diritto di dare conforto agli ammalati. Con cuore ci rogno un poco di rifresco. Avanti. La rifresca ora. Ci scrive una bella scatola di introdille. Ah? Chi su, dottore? Su posti. Belle. Buone, che sono buone. Sì, lei ne dovrà introdurre una alla sera durante i pasti. Dottore, ma giusto durante, non potevo fare prima o dopo? No. Che c'entra? Durante i pasti hanno il massimo assorbimento. Ah, non si preoccupare, dottore, sappi, perché io per introdurle sono troppo brava. Facciamo ci penso io. Io mi ne vai. Missione, dai, io la sera a casa non mangio più. Va bene. Mi ne vai, mi ne vai. Ciao, arrivederci. Felicitazione, lei è fortunato, la sciocca che mi... Bello! Insomma, bello! Ricco e chino di salute! Oh. Per due mesi e settimana, dopo io non corrispondo. Signore, vi sì, saluto! Salutiamo! Arrivederci, arrivederci! Sto sbaglio con tutto sto cavolo, guarda cose che ci sono qua. Piuttosto per i suoi clienti è troppo liscio. Io quando mi hai chiesto tu mi hai chiamato a me, la maschera che io qui. E chi non ce la sa fare? Con sua figlia ce la sa fare benissimo. Vesti! Ma non ti fai convinto che chi non sopporta sua figlia quando questo non ci fai un cascamotto e chi non ti fotte quando carica la roba? Ma Gigi, ma che ci posso fare se io sono accente? Ma vuoi? Avanti, va, che la vecchia fassa, era meglio quando io andavo a parrucca che vado andare a chi era, da quei sette che ti calaste andare a destra, trovo che vuole. Gigi, tu dico come un frate, io ho troppo bisogno di una firma, Gigi. Caruzzo, stai tranquillo, ora viene un dottore a fare qui, no, non ti preoccupare. Non dire la sera quando mi ero qualche a casa, mi ero fritto solo a pensare che mi hai incontrato con mia madre. La pecciosa? Sì, la sanghitta. Vuole sapere onde vai, cucu nescio, se non nescio, se torno, se non torno, se torno ai reci cimbo, invece dei reci. Stisonesto! Mi ha fatto aspettare le nottate, un pensiero, un estate. 5 minuti, Gigi, 5 minuti. Io, una bella maestra, Mamma, me ne stai a Taormina. Ci voglio venire a pagare io a Taormina. Mamma, ma io a Taormina ci voglio che femmine. E perché io che sono un mascolo, ci voglio venire a pagare io. Mamma, ma io a Taormina ci vai che carosini, mi porta la giara a ballare. E io magari se ci ballare, voglio venire la giara. Ma questa cosa non ti buttare la giara, ma ti buttare sopra le giare, anni e alla, per ingiustizia. Caruzzo, a chi ti sembra domani, avanti. Stai tranquillo, ora, il signore ti fa un miracolo, prima o poi sarà qua, chi non ti preoccupare, Oh, Gigi, ma fai una cortesia. Quando viene Maria, ci dice se porta un'amica sua, così ne usciamo tutto per insieme. No. Ma come chiedevi l'ultima volta? A belli compassi che mi vuoi fare quell'amica me? Ma perché che uffici, Che facisti? L'ultima cosa ti presentai, Maria ero buggo. Ce ne sciste, come solo tu facisti un po'. Io faccio un po', che uffici? Ma certo, a davvero se ce ne sciste, vieni a me casa, che ti faccio scudare i miei dischi. Non ti preoccupare, che non facciamo niente di male. Ma poi se i dischi non ti piacciono, ti susi lo letto, ti veste e ti innuai. Oh, lupetti maiali. Oh, ma sei scugnerosa. Ma che la va a fare la casa nuova? Ani! Che c'è? Che? Ma chi è che sta facendo? Ma va pannegato, Ah, l'ha pannegato? Dico, come ti senti? Buono, sento buono. Ma come buono? Chi viene a dire buono? Non ti fa sentire buono? Io invece mi sento buono, vediamo cosa. Nino, lo sai che chiamo oggi? Sì, signore, lo sai, io mi sento magnifico. Senti, Nino, vedi che tutti i casi sono organizzati, Vedi che a fracundo che veni chi tu cascia che ti piglia e ti piglia tutta andassiata con l'ancileggi che ogni tanto piglia e ti salutano, A poi vedi che c'è un sciuraro che sta portando tutti i ghillandi, tutto che sta... stai a manno magari fuori. A poi ci sono un letto da banna punzato con tutti i confettini ore. Un cateringhi, capiezzelle che sta venendo, che sta chiamando tutti i tavoli fuori e tutti invitati. Senti, Nino, non facemmo che avevano imitati e t'accio una tia passiando casa a casa. Picchi Magritte, lo giuro che t'ammazzo, Nino, Nino, ti raccomando, perché ti dico, io sono conosciuta, vire. Io sono conosciuta da tutti i viali, viale Bumagaro, viale Grimaldi, viale Mitta. A me mi conosciamo, mi fa rifare sta mala combassa. Cerca di stare sangue, Io ci metto tutto. E mi pare che non ti ammignano. Ci metto tutto per non fare male a male combattere. Bravo. Ma vedi, è la prima volta che muoio. Mi ci per abituare. Legge, vedi che stasera mi sporugliamo. Eh sì, perché già sono troppo scissata, perché hai fatto troppo cose. Senti, mi fai un caffè? Marico, ma che sei, ne sonno sei,
Ma che cosa ti fa su caffè? Il caffè ti fa tenere sveglio? La caputo che ha pintato il sangue? La camomilla vuoi che ti aiuta? No, io volevo caffè. Niente. Manco non tu puoi essere sedere. Manco, manco. Hai tutta la sagarina che farò. Gli ammi ti rollano? No. Ora ti rollano dalla ginocchia fino all'ugno d'opere. Non ti preoccupare, appiccannai. Adesso ti rolli? No. Ora ti rolli, magari chiglia, non ti preoccupare, ora si è consumato. Che ti pare che era una pastiglia di salute? Senti, ne hai chiuso occhio tutta la notte, non capisci. Ma vai, a caio te, ma che fai? No, chiuso, non chiuso, ora è chiuso tutto lui in doppi. Hai voglia di pigliare sonno, figlio? Che tu nivoro non si viene qua nivoro, no? Nivoro con nivoro non dici. Buongiorno papà. Buongiorno. Come ti senti? Dice Tancillo! È stato un bagno vostro. No, volevo dire di minuto tu come dai a dire perché sono felice che ti dico. Da mi sento buono a felice ne incazzate. Ma che discorso sono? Uno sa sentire come è giusto di sentirsi. No! Ecco, giurata, io non sa sentire come ci sono tuttora nei sentirsi. Che adesso sto dottore, che adesso? Cazzo che tu ti chiede di mangiare la sera con il maledetto suo posto, me l'ha fatto fare veleno. Dico, mi fai chiedere un favore, mi fai chiedere un favore, io volevo come un pace, come una sora, come un frate, dico, ma venite, a fanculo una bella passiata a villa, io me la state solo. Beggio, sbagliato sì, io che inza ci fa su lippo. Ciao dottore, prego dottore, si accomoda. Beggio, condoglianze. Dottore, condoglianze, figlio, tutto sani. Condoglianze. Dottore carissimo, purtroppo mi pace mosse senza bisogno del suo aiuto. Ma che sta dicendo? Sto dicendo che lei non ci può fare niente, mosse su. Senti. Nella mia qualità di dottore hai sbagliato mai una diagnosi, tanto meno una previsione. Che ho detto domisi e settiona. Tu quando mi potete sbagliare qualche ora, no? Avanti. Facciamo il suo certificato di morti e non ne parliamo più. Dopo, no, signor Maria, raccio fuori. Pure, però. Allora. Certifico che in data odierna è deceduto il signor Antonino Mirabella, nato a Carlentini, provincia di Siracusa. Si rilascia il presente certificato a richiesta dell'interessato. Dottore, ma che sta dicendo? Il vero, lo confondi, a richiesta dei parenti. Dottore, che sta dicendo, Carlentini? Antonino Mirabella, nato a Carlentini, provincia di Siracusa. Ma che Carlentini e Carapieve? La faccia la cifra da nascivo. Dottore, ma se posso sapere dove sono starai? Ma ti conto, ti conto, ti sono di Antonino Mir... Antonino Mirabella? Maci! È un omonimo di Sovacci! Ah, ma schizziamo che cose serie, A me non mi interessa di questi fiù, sono di radiografie, di raggi, da chi ci piscono. Capemo motto e tanto basta, chi mi condanna? Ah, quali motto? Signor Mirabella, sveglia. Io sogno, un dottore. Ma no, per negato, che fa, che successe? Signor Mirabella, c'è un sbaglio. No, stai capendo. Dottore, sbagliamo. Ora. E sarà... Ah, per chiedere di supporto che mi dici, ma mi fanno stare buono, anzi tu lo sai che ce l'avevo, ma non restano anche i chimici, ma perché non se le introduce lei, va? E vedrà che la scienza e il progresso ci fa fare passi da gigante. Ma scusate,
signor Mirabello, sa perché? E la prima che mi mandavo a chiamare, lì già di anni, ma trovava da sopra, assettato nei scavi. E sembra da un liceo, signor Mammana, come si chiama? Chi sono io, Juventino? Ha cominciato a parlare di Juventus, mi giurava, mi ruda, non capisco niente. Certo. E poi venne a me confondere. Ah, ecco, comunque ecco. Sono contento. Vai, ma scusate, ora mi ne vai, sai? Perché fra mezz'ora di Samore e Nauce, tu mi sei sentito, ma prima capito, Ministero, felicitazioni. Sapete che? Condoglianze. Arrivederci a tutti, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.